mio approccio inizialmente al malessere, anzi io sono, devo dire che sono sempre stato una grande cioè, la ricerca di tecniche che potessero far star bene le persone, anzi direi tecniche che inizialmente facessero star bene me, no? Sono partita dal mio malessere e cercavo le cause del mio malessere, della mia felicità e della mia infelicità, e quindi credo che la ricerca sia partita da subito. E il primo approccio per me è stato quello fisico, no? Perché? Perché mente sana, il corpo sano, cioè se il corpo sta bene, anche la mente segue, no? Ho presto scoperto che non era proprio così, no? Che il corpo poteva stare anche bene, ma non è detto che sempre la mente seguisse il corpo, e quindi già da lì il mio primo schema ha cominciato un po' a sgretolarsi. Qui abbiamo la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute non è semplice assenza di malattia, ma è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. E fin qui abbiamo già una cosa, già questo ci dice moltissimo. Questo è stato scritto nel 1948, non ieri, no? Quindi già da allora si diceva appunto che il malessere non è, voglio dire, è parte di tanto, no? Non è che io sono in salute solo perché non ho ancora sviluppato una patologia, c'è qualcosa di più. Andiamo a vedere la definizione adesso di malattia, invece. Tratta dal Devoto Oli, no? Uno dei più autorevoli dizionari della lingua italiana. Cos'è la malattia? La malattia è una normale condizione dell'organismo causata da alterazioni organiche o funzionali ad andamento evolutivo verso la guarigione o l'adattamento a nuove condizioni di vita o la morte. Quindi la malattia vive già un suo processo evolutivo naturale, che naturalmente è quello di andare verso la guarigione, oppure trova un modo nuovo di creare l'equilibrio nel corpo, e se non ci riesce, ultima battuta, c'è la morte, che in alcuni casi per quello che vive il corpo è la soluzione migliore, perché il nostro corpo ha un processo naturale di evoluzione ed è sempre puntato ad andare verso lo stato di benessere. Questa è una cosa molto interessante, qualcosa che ci siamo dimenticati, ma in realtà tutto il nostro sistema è proiettato verso la guarigione, lo star bene. E c'è qualcosa dentro di noi che muove tutto questo, no? Voi direte il sistema immunitario, ma vedremo che non è solo questo, ok? Quindi noi naturalmente andiamo verso questa direzione. Dal punto di vista psicologico, attualmente si può considerare malattia ogni stato di sofferenza in ambito non solo fisico e mentale, ma anche relazionale, familiare, sociale e lavorativo. Ora, verrebbe da pensare che siamo tutti malati, perché chi alzi la mano, chi non ha uno di questi aspetti, ha un problema con uno di questi aspetti, ok? Quindi in realtà siamo un po' tutti malati, no? Ma va bene, e da lì si parte in realtà, l'importante è sapere da dove partire, ok? Quindi abbiamo visto che la malattia ha una evoluzione naturale e spontanea verso il benessere o la morte. Come dicevo, a livello limbico la morte è vedere semplicemente le cose da un altro piano, a livello psicologico questo. Adesso vediamo appunto che cose sono state le mie riflessioni, perché io mi sono fatta sempre un sacco di domande, non mi sono mai accontentata di quello che mi raccontavano, no? Come vi dicevo, il mio approccio inizialmente è stato quello legato alla fisicità, ero massoterapista, quindi lavoravo sul corpo. E però vedevo anche che molte persone spesso tornavano ad ammalarsi, cioè tornavano con le stesse problematiche. E io, che sono un po' impaziente di natura, dice: beh no, questa persona l'ho vista tre volte, mi ritorna che ha ancora lo stesso problema, c'è qualcosa che non va in tutto questo. Poi ho incontrato le terapie energetiche, e per me lì è stato il momento più magico della mia vita, devo dire, perché innanzitutto ho capito veramente la vastità che è attorno a noi, ciò di cui siamo fatti, veramente tanto, è veramente, veramente tanto. Scoprire questi campi di energia che hanno un'influenza sul nostro corpo,
sul nostro sistema emotivo, sul nostro sistema mentale. Il fatto che comunque la malattia, prima di arrivare sul mio corpo, veramente ha tutto un sistema protettivo energetico che non permette di far sì che io mi ammali. E quando mi sono ammalata, veramente vuol dire che mi sono impegnata per far arrivare la patologia nel corpo, no? Scopro tutto questo mondo meraviglioso e con lui e con questo mondo ho scoperto anche la spiritualità. La cosa più meravigliosa per me è stato scoprire la spiritualità, scoprire Dio in ognuna delle sue forme, no? Dio dentro di me, intorno a me, nelle cose, in ogni cosa. Io vengo da un'educazione religiosa cattolica e purtroppo per la mia esperienza la religione cattolica mi aveva allontanato molto da Dio. Avevo questa idea, mi avevano confuso, perché Dio era amore compassionevole, allo stesso tempo se sbagliavo mi faceva venire all'inferno con un forchettone, eccetera. Mi ero fatta l'idea che anche Dio fosse un po' da curare, perché insomma, se da una parte tutto questo amore, dall'altra parte mi fa rostire all'inferno, ho preferito rifiutare l'idea di Dio piuttosto che condannarlo a dover essere un mio paziente. Quindi, vabbè, andiamo oltre, lasciamo stare la religione, e finalmente invece con le terapie energetiche ho sentito, farvi sentire perché non so esprimere in un'altra maniera, che esisteva veramente una forza straordinaria che spalancava delle porte incredibili e delle porte legate proprio al benessere. Questa energia rispondeva nel mio corpo e in ogni cellula e mi portava verso il benessere. E quindi avevo già ampliato, no? Io ho citato alcune delle tecniche che ho fatto, ma ho fatto tante tecniche di lavoro energetico e sono state straordinarie. Poi incontro anche Bach, quasi tutti ormai conoscono i fiori di Bach, e anche lì è stato un altro grande innamoramento. Cosa dice Bach? Bach, se qualcuno di voi non conosce i fiori, ha creato questi rimedi con i fiori che lavorano sul nostro sistema emotivo, sul nostro stato d'animo. E la visione di Bach qual era? Secondo Bach è lo stato d'animo a provocare la malattia e non viceversa. Quindi questo mi collega sempre di più al fatto che il corpo è veramente l'ultimo aspetto, perché anche lui diceva non è il corpo che si è ammalato, prima c'è uno stato d'animo, c'è un'emozione negativa, c'è qualcosa che ha alterato la nostra personalità, e poi questo distacco, andiamo avanti, questa dissociazione tra la mia mente e la mia anima crea lo spirito. Bach diceva: la malattia non è di origine materiale, ciò che conosciamo di essa è l'effetto ultimo prodotto sul corpo, la risultante di forze che agiscono per lungo tempo in profondità. La malattia intesa come squilibrio fisico è l'aspetto visibile dello squilibrio ben maggiore tra l'anima e la mente. E qui abbiamo fatto un altro passo. Prima corpo, energia, poi adesso mente e anima. Quindi per Bach il momento in cui l'aspetto mentale, quindi comportamentale, si dissociava dalla parte animica, dalla nostra parte spirituale, ecco che scoppiava la malattia. A un certo punto la persona perdeva il suo equilibrio fino ad arrivare ad ammalarsi. E qui altra scoperta interessante. Per Bach c'è questa visione. Ho avuto modo di sperimentare, i suoi rimedi sono straordinari. Sono tutte tecniche che veramente lavorano poi a 360 gradi, perché fino all'ultimo è di riportare l'equilibrio. Questa è la cosa importante. E poi ancora si incontra la psicosomatica. E lì scoprire che in realtà io mi ero fatta sempre l'idea che la mente era qualcosa da qualche parte, no? In realtà scoprire che corpo e mente sono una cosa sola, che non c'è una mente e un corpo, c'è l'unità tra mente e corpo, che in ogni cellula esiste una mente, e questo è stato straordinario. Dico, caspita, allora se in ogni cellula del mio corpo c'è la mia mente, ma da dove arriva tutto questo? No? Le domande continuavano, il perché continuavano. Il concetto di psicosomatica è che chiaramente ogni figlio psichico mi precipita poi nel corpo. Però anche lì non avevo tutte le risposte, perché dicevo, va bene, allora, se lo spirito psichico mi precipita a un certo punto sul corpo,
perché mi precipita in modo diverso tra una persona e l'altra. Se io mi arrabbio, mi viene mal di stomaco, a un altro viene una reazione cutanea, a un altro la congiuntivite, a un altro, dopo che si è incavolato, sta meglio di prima. Dico, ci deve essere, cioè, allora non siamo tutti uguali. Non è vero che tutti quelli che si arrabbiano mi mettono una patologia, creano una patologia nello stomaco o nel fegato o altro. Perché alcuni hanno certe manifestazioni e altri altre? E poi perché, anche lì, se, lo so, vi faccio adesso, vi faccio in casino un bel po' così poi dopo, perché ci sono persone addirittura che vivono in luoghi inquinati, con radiazioni, e alcuni si ammalano, prendono il cancro, e altri sono totalmente immuni da queste sostanze. Che cos'è che fa la differenza? Se siamo tutti fatti in un certo modo, se io vivo in un luogo dove c'è la radioattività, o non so, vediamo gli ipari di retardo, cos'era lì, cioè tutti devono essere morti. Perché alcuni sì e gli altri non hanno sviluppato la patologia? Che qui ci deve essere. E poi, se c'è una forza vitale che dovrebbe rimettere a posto tutto, perché in alcuni casi lo fa e in altri no? Perché alcuni guariscono e altri non guariscono? Può, cioè, ci deve essere una risposta. Fatevi domande, poi non sempre trovate la risposta, ma fa niente, l'importante è farsi delle domande, secondo me, perché altrimenti quando fermiamo il nostro cervello per farci le domande è il momento in cui siamo fregati. Allora, andiamo. E in queste mie domande, sicuramente, avendo incontrato poi l'omeopatia già più di 25 anni fa, c'era già Hahnemann che parlava di terreno su cui si forma la patologia, no? Quindi vuol dire che ognuno di noi ha un terreno. Cosa dice Hahnemann? Nella prima metà del 1800 scopre il terreno, predisposizione morbosa, cioè la capacità di reagire alle aggressioni di qualsiasi origine. Il terreno diverso per ogni individuo e orienta e condiziona tutta la nostra patologia. Quindi io posso avere un terreno più o meno fertile a certe patologie e un altro tipo di terreno, quindi la patologia non la svilupperà. Ma anche qui, che cos'è che determina il terreno? Ok, andiamo a vedere. La risposta è avuta grazie a Robert St. John's. Robert St. John era un naturopata e riflessologo inglese che in Inghilterra ha prodotto un sacco di persone interessanti, deve essere un terreno anche lì molto fertile per l'evoluzione. Anche la Germania. Anche la Germania. L'Italia è una che gli fa pulire questo bene. Aveva finito il suo compito. Allora, il terreno. Robert John ha dato la risposta. Ma una risposta che per me è stata illuminante, no? Perché molti dicono che il terreno si forma nei primi anni di età. Invece, vediamo cosa dice Robert St. John sul terreno. Il periodo prima della nascita è quello formativo, durante il quale si crea il nostro corpo, ma si mettono le basi dei difetti della nostra struttura fisica e mentale. Quindi la sua scoperta qual è stata? Che, dice qualcuno, ci sono già rovinato, no, si può rimediare. Quindi è un periodo di formazione molto. Ma cosa scopre Robert St. John's? Come vi dicevo, lui era un naturopata e un riflessologo, e anche lui era un grande ricercatore. Uno dei suoi scopi della vita era quello di capire l'origine delle malattie. Anche lui diceva, ci deve essere un'origine a tutto questo. E lavorando sui piedi ha scoperto una cosa molto interessante. Allora, sapete che la riflessologia lavora su alcune parti del corpo, stimolando alcuni punti, si hanno delle reazioni negli organi. In realtà abbiamo tutto il nostro corpo riflette ogni parte di se stesso, infatti
la cellula è una miniatura, ha la consapevolezza di essere una miniatura del corpo ed è consapevole non solo di se stessa, ma anche di tutto l'insieme, di tutte le cellule. Questo è importante. Quindi io posso stimolare un punto e avere risposte in tutto il corpo. In ogni cellula c'è tutto il nostro corpo. Poi nella riflessologia vengono utilizzate le parti di comunicazione con l'esterno. Normalmente la riflessologia si fa nei piedi, nelle mani, nella testa, nelle orecchie, guardate un po' l'orecchio, e se voi lo guardate è un feto al contrario, nel naso, negli occhi di iridologia. Abbiamo veramente il riflesso di ogni parte del corpo in queste parti e abbiamo il mezzo di lavorarci perché queste parti sono le parti di comunicazione del nostro mondo interno col mondo esterno. Lui è un riflessologo che abbiamo tagliato a metà. La tecnologia stasera si accetta varianti. E lavorando su piedi si è accorto come prima cosa che lavorando sui blocchi relativi al tallone le persone cominciavano a parlare della loro relazione con la madre, di eventuali conflitti che avevano con la madre, del loro rapporto con la maternità e quindi ha capito che in quel punto quello che lui ha definito il principio materno, c'era proprio qualcosa che collegava la psiche alla relazione col genitore. Femmina, il genitore madre, ok? Quindi se c'era un principio femminile, se doveva essere anche un principio maschile da qualche parte. E questo lo scoprì lavorando sui blocchi invece relativi al, che erano nell'alluce. Quindi ha scoperto che lavorando su quel punto si cominciava invece a parlare di padre, di conflitti con il padre, di conflitto con la paternità e anche di conflitto con l'autorità, no? Inoltre parlavano spesso dell'incapacità di essere se stessi e quindi lui a questo punto l'ha chiamato il principio del padre. Quindi aveva questi due estremi, il principio del padre e il principio della madre, tallone e alluce. Le alluce. La cosa interessante fu che a un certo punto capì che lavorando sui punti di riflesso della colonna vertebrale, la vediamo, qui già abbiamo un'idea di com'è il riflesso del corpo, no? Mi giri quello dopo. Lavorando sul riflesso della colonna vertebrale, non cosa accadeva? Non mi devono andare lì qui, credo. Accadeva che le persone iniziavano a sognare, ricordare il periodo vissuto nel grembo materno. Quindi ha capito che tra il principio del padre e della madre c'era tutta una mappa temporale, ed è quella mappa temporale era relativa al periodo della gravidanza, al periodo che la persona aveva vissuto nel grembo materno. E questo per lui fu illuminante. Cioè, allora, in questa mappa io ritrovo risposte a tante cose. Perché? Adesso lo andiamo a scoprire. Ora qui vi faccio vedere la mappa. La mappa che lui ha scoperto e che va dal preconcepimento alla nascita. Il preconcepimento viene visto come la prima falange dell'alluce. Dalla prima giuntura dell'alluce, nella prima giuntura dell'alluce c'è il concepimento. Poi abbiamo le prime 6 settimane di vita che corrispondono al post-concepimento, la prima parte del post-concepimento, che è il momento in cui in realtà il feto decide se rimanere o andarsene. Normalmente poi gli aborti spontanei arrivano nelle prime 6 settimane. Poi c'è la seconda parte del post-concepimento che invece arriva fino alla 22esima-23esima settimana ed è il periodo dove invece il bambino è in formazione e arriva fino al periodo del movimento. Tra i 18 e i 22 mesi il bambino comincia a muoversi, quindi prende consapevolezza che non è più un'unità con la madre, ma comincia a essere lui e qualcos'altro, comincia a sentire il mondo esterno toccando le pareti, comincia a capire che c'è un mondo al di là di se stesso. Poi c'è la parte che viene vista come la prenascita, che è invece il periodo che va dalla 22esima settimana fino alla nascita. È un periodo che a livello psicologico viene vissuto dal bambino come
la preparazione è un esame, la nascita è un po' un esame per il bambino, no? Ed è il momento in cui si prepara e decide se è pronto all'azione, se è pronto ad arrivare, e poi il punto del tallone è il punto della nascita. Lui ha scoperto che tutta la zona della colonna vertebrale era relativa a quel periodo, e la cosa interessante è che il riflesso era quello della colonna vertebrale. Nella colonna vertebrale passa tutto il nostro sistema, c'è la creazione, passa il sistema nervoso, e da lì tutti i nervi che arrivano poi agli organi. Quindi ha cominciato a fare tutti i collegamenti. Lui aveva già capito che lavorando semplicemente sulla colonna vertebrale, aveva già fatto un passaggio nella riflessologia, aveva capito che lavorando anche solo sulla colonna vertebrale, le persone stavano bene, beneficiavano in tutto il corpo, ed è ovvio perché dalla colonna vertebrale partono tutti i nervi spinali che arrivano agli organi, quindi di conseguenza il riflesso arrivava all'organo, massaggiando la colonna vertebrale mi arrivava lo stimolo all'organo, e di conseguenza anche l'organo veniva beneficiato. Ma la domanda che lui si è posto: cosa succede nel periodo della gravidanza se la persona invece vive dei traumi? Se il bambino, se la mamma nel periodo della gravidanza vive dei traumi, e cosa succede se si crea un caos nel momento del concepimento? Cosa succede se si crea un caos nel momento della nascita? Lui ha determinato due punti molto importanti: la nascita e il concepimento e la nascita. Il concepimento perché? Nel momento del concepimento, dentro la prima cellula vanno a precipitarsi tutte le forze che lavoreranno con noi per tutta l'esistenza. Nel momento del concepimento sono attratte dalla forza vitale tutte le energie, le possiamo vedere in quel quadro, che cominceranno a creare il mio terreno. E il momento del concepimento è importantissimo. È diverso se io vengo concepito con amore, con il desiderio, con tutte le attenzioni che richiede un concepimento, che se sono concepito con violenza in una terra dove c'è la guerra, o se sono concepito in Liguria piuttosto che in Toscana o Roma. Ogni regione ha i suoi schemi, e noi siamo influenzati dall'energia anche del luogo in cui veniamo concepiti. Siamo influenzati dai pensieri che i genitori hanno in quel momento, se sono un bambino desiderato o non desiderato, se la mia nascita è conflittuale, se nasco in un momento in cui i miei genitori stanno pensando che non è il momento giusto perché non se lo possono permettere economicamente, o hanno delle difficoltà, o sono in conflitto tra di loro. Tutte queste energie precipitano nella prima cellula, vengono attratte, attirate e precipitano in quella cellula. In quella prima cellula io già metto l'informazione del terreno che andrò a formare, che determinerà chi e quali patologie io creerò poi in futuro. Quindi è un momento in cui vediamo tutti i fattori che entrano: lo stato di coscienza, lo stato di grazia, l'amore, l'estasi, lo spirito, la forza vitale che in sé potrebbe organizzare ogni cosa, potrebbe riequilibrare ogni cosa. In quel momento è resa caotica da tutti gli influssi che assieme a lei entrano nella prima cellula, e la mia prima cellula poi vivrà la separazione e porterà l'informazione di quel momento a tutte le cellule del corpo. Ma cosa accade oltre a tutte le influenze che io ricevo al momento del concepimento, che sono già tantissime, sono già molto importanti e sono già determinanti? Perché quello che sono io oggi, il modo in cui affronto la vita, il modo in cui reagisce il mio corpo alle situazioni, è in funzione già di quel momento, ma non solo. Se io vivo dei traumi durante il periodo della gravidanza e nel periodo di formazione degli organi, quello che arriverà ai miei organi è un'informazione distorta, perché l'energia vitale fluisce lungo la colonna vertebrale. Che cosa accade?
Se trova dei blocchi, in quei punti si crea un'energia caotica che manderà questa influenza agli organi correlati a quel punto. Facciamo un esempio, faccio un esempio di mia madre. Mia madre, mi metti lo schema degli organi per favore. Mia madre, quando mi aspettava, abitava nel Veneto e c'è stato un momento molto drammatico. Allora, in quel periodo avevano perso tutto, loro erano contadini, avevano le mucche, avevano terra, c'è stato veramente un disastro ambientale, quindi hanno perso raccolti, le mucche hanno avuto una malattia e sono morte tutte, quindi loro sono trovati da un giorno all'altro a non avere più niente e costretti a trasferirsi dal Veneto alla Lombardia. E guarda caso, era nei primi mesi di gravidanza, nel periodo di formazione dei miei polmoni. Dalla sesta settimana in poi comincia la formazione dei polmoni, dello stomaco, del fegato, della milza, pancreas e dei reni. E in quel momento io stavo sviluppando i polmoni e lei stava vivendo questo dolore, questa tristezza, perché doveva lasciare la sua terra che amava in un modo incredibile. Potete immaginare con che stato d'animo è partita da là per andare in una regione che non conosceva, altro che conflitto del profugo, no? Si è proprio allontanata dalla terra che amava. Cosa mi è successo? La prima volta che mia madre mi ha allontanato dal mio territorio, ed è stato per mandarmi in colonia, cosa è successo alla Graziella? Mi è venuta una bella pleurite. Pleurite. Pleurite, no? Pleurite. Quindi vuol dire che l'informazione al mio polmone era arrivata, relativa a un'emozione, è un aspetto psichico, vuol dire, lei che cosa pensava in quel momento, potete immaginare tutto il suo vissuto, no? Lei questa informazione al mio polmone era mandata. E quando mi è capitato un evento simile, qui, a distanza di anni, mi ricordo che la prima volta sono stato in colonia 7-8 anni, immediatamente il mio polmone ha reagito con l'informazione. Ed ecco che si è manifestato. Ok? Quando noi viviamo dei traumi e tutti i genitori, o bene o male, vivono degli stress durante la gravidanza, ma lo stress è qualcosa che è molto gestito, perché sappiamo che il genitore è in contatto continuo con il bambino e manda tutte le informazioni chimiche tramite il sistema ormonale. Quindi tutte le emozioni che la mamma vive, in prima mano, non solo la madre, perché a livello energetico il bambino è collegato anche al padre, non solo alla madre, ma in particolare tutto ciò che la madre vive è un continuo stress per il bambino se la gravidanza è una gravidanza difficoltosa, con traumi, con problemi, eccetera. E tutto viene fissato, tutti questi blocchi, tutti questi traumi che la madre vive vengono fissati nella colonna vertebrale e a seconda del periodo. Vedi quello degli organi dove sono scritti gli organi, cioè, vai avanti, ecco qua, a seconda del periodo che io sto vivendo, i miei organi saranno colpiti, quindi metteranno l'informazione, quindi creeranno il terreno su cui io in futuro svilupperò o no la malattia. Io faccio un altro esempio che è il più comune che si vede, i bambini che hanno una nascita difficile hanno tutti i problemi di intestino. Guarda caso, nel momento della nascita c'è proprio l'ultima formazione energetica e psichica dell'intestino, dell'inferiore, del retto, dell'uretra, dell'osso, del cosce, della vagina e del pene. Tutti hanno problemi di intestino. Basta fare quella tecnica relativa allo sblocco di questo periodo e iniziano subito a fare la cacca normalmente perché hanno liberato il flusso dell'energia. Il flusso dell'energia vitale può continuare, può ricominciare a scorrere e l'organo si rimette in funzione. Ok? Perché Robert St. John's, oltre ad aver trovato questa mappa, ha trovato anche la tecnica per lavorare su questo problema. Questa è la cosa importante. Quindi su questo si può intervenire. Torniamo ancora però una volta a questa mappa. Quindi questa mappa temporale ci dice, nella colonna vertebrale ci sono i blocchi
mi trasmettono l'informazione, nella corona mi trasmettono l'informazione agli organi, quindi se io vivo degli stress molto forti, questi organi vengono minacciati in qualche modo, diciamo, creano il terreno per eventuali problematiche quando io sarò in, cioè quando sarò uscito dal grembo materno. Quando accadrà, non si sa, accade un evento che risveglia quel problema e il problema si scatena. Ma anche questo non vale per tutti. Perché? E qui interviene la genetica, ok? Nel momento del concepimento, oltre a tutte le forze che abbiamo visto prima, ovviamente, entrano i geni dei nostri genitori. Quindi, ci sono altri aspetti da considerare. Se i miei genitori hanno una struttura fisica molto forte, quindi l'informazione genetica che mi arriva è di un corpo molto forte, gli stress a livello fisico magari non si ripercuotono sul fisico, perché il fisico è molto forte, ma potrebbero ripercuotersi a livello mentale o comportamentale. Se l'informazione che mi arriva dai miei genitori, dai geni, è invece di una struttura magari fisica più fragile, più facilmente io verrò colpito nella struttura fisica. Se abbiamo una struttura mentale e fisica molto forte come informazione genetica, io posso essere colpito nel comportamento, quindi avere dei problemi comportamentali. Quindi anche qui non siamo tutti uguali ancora una volta, no? Quindi io verrò colpito a seconda che qui dell'informazione che mi arriva dai geni. E questo fa un'altra differenza, ok? Ma un'altra cosa ancora. Se io sono stato concepito nella maniera migliore possibile, con tutto l'amore dei genitori, con dei genitori equilibrati, eccetera, la scoperta qual è? Che mia madre può anche vivere dei traumi molto grossi, ma io non svilupperò niente. Perché il terreno, la prima impronta che è arrivata, la prima forza che è arrivata, ha già creato una struttura molto forte, e io non verrò colpito nessuno nel fisico, né nello psico, e tanto meno nel comportamentale. Ed ecco le differenze. Robert St. John's ha fatto interventi su migliaia di persone prima di codificare tutto questo, non è basato su una teoria. Io ho potuto sperimentarlo nel lavoro che faccio, che è proprio così, no? Il periodo della gravidanza è il periodo più importante ed è il momento ed è la prima cosa su cui dobbiamo intervenire. Quando una persona arriva da noi con un disagio, no? La prima cosa è verificare che cosa è successo in quel periodo, perché lì abbiamo creato già l'impronta, lì abbiamo creato il terreno su cui si sta sviluppando il disagio che ha oggi. Si è creato molto tempo prima ed è da lì che dobbiamo partire. C'è un altro aspetto ancora che lui ha scoperto. Lavorando sulle persone, appunto, lui ha questa tecnica che ha creato, l'ha creata lavorando sui piedi, sulle mani e sulla testa, no? Sui punti di riflesso della colonna vertebrale, magari possiamo vedere la mappa, no? Anche delle mani e della testa. Quindi dice, io lavoro su questi tre aspetti perché i tre aspetti rappresentano il pensiero, l'azione e il movimento. Lui ha, nel principio delle corrispondenze, ha visto proprio che la testa è tutto l'aspetto del pensiero e dell'iniziativa, le spalle e le mani sono proprio l'azione e il bacino, le gambe e i piedi sono il movimento. Questi tre elementi sono sempre presenti in ogni cosa che facciamo. Io questa sera ho dovuto pensare di fare la conferenza, ho messo in azione, ho preparato la conferenza e poi col movimento sono arrivata qui a fare la conferenza. Quindi in ogni cosa che noi facciamo questi tre aspetti sono attivi. Ma lui si è reso conto che lavorando sulla struttura, quindi sulla colonna vertebrale, sui piedi in modo particolare, e promuovendo un cambiamento, perché cosa accade facendo lavorando su quelle zone? Che la persona guarisce, ma guarisce non perché io, Graziella, ho guarito la persona. Io ho semplicemente liberato i traumi presenti in quei punti, nei punti di riflesso di quel periodo, nella colonna vertebrale, e ho permesso semplicemente all'energia vitale
di fare il suo lavoro, di fluire. No? È come se avessi un grande fiume e incontro degli enormi sassi sulla strada. Se io fossi un fiume, incontro, faccio fatica ad andare avanti, oppure scavalco, creo un ingorgo, creo casino. Il sasso è il mio blocco, che non permette alla forza vitale di fare il suo lavoro. Quindi quello che fa l'operatore è semplicemente di liberare queste zone per permettere che l'energia vitale faccia il suo lavoro. Perché questo è quello che promuove la guarigione nelle persone. La forza vitale che è dentro di noi, che entra al momento del concepimento, che è la parte che ci anima e che promuove ogni processo di guarigione che noi abbiamo. Ma se io non permetto a questa forza di fluire, lei non può fare il suo lavoro, anzi, può creare problemi. Mi sono accorto che lavorando appunto sui blocchi relativi al piede, molte persone andavano in confusione. E lui non capiva che cosa succedeva. Ovviamente molte reagivano immediatamente al trattamento, quindi ripristinavano subito la loro situazione di benessere, incominciavano a muoversi e a fare delle cose, erano più liberati, cominciavano a stare bene. Alcuni invece andavano in confusione. Quindi ha capito che c'era qualcosa di riflesso nella testa, quindi tutta la parte dell'iniziativa, quindi la incapacità di comprendere il problema. Per darvi un'idea, no? Molte persone non sono consapevoli di avere dei problemi, no? Sono incasinate, tu le vedi, no? Magari sarà capitato un po' a tutti noi di vedere qualcuno e dire mamma mia come è messo questo qua, aiuto, no? Poverino. E magari lui non rendersene minimamente conto di avere dei problemi, no? Quindi anche lì la forza in queste parti è bloccata. Quando si lavora sulla testa si permette alla persona di diventare consapevole dei propri problemi e anche di utilizzare la propria intelligenza per promuovere il cambiamento. La prima fase è capire che io forse ho qualche problema e poi la forza vitale permette all'intelligenza di capire come andare verso il cambiamento. Come si è reso conto che molte persone sapevano di avere dei problemi, capivano anche qual era il problema, ma erano incapaci di gestire il cambiamento. E quindi si è reso conto che lavorando nelle mani si promuoveva la capacità di agire, metteva in moto l'azione nelle persone, ma non solo l'azione, ma la capacità di gestire il cambiamento che stava avvenendo. I primi anni, quando ho cominciato a occuparmi di terapie complementari, stiamo tutti imparando e quindi quando c'è degli insuccessi lavorativi dicessi sì, questa persona non vuole proprio cambiare, no? Cioè, tra colleghi si usava molto dire questo, non vuole cambiare. E poi però la riflessione è, ma se noi siamo programmati per andare verso il benessere e tu stai promuovendo l'aiuto per quella persona e per farla stare bene e quella non vuole andare verso il benessere, c'è qualcosa che non va. È assolutamente innaturale questo, perché noi siamo, abbiamo visto all'inizio, dentro di noi c'è un programma che è portato ad andare sempre verso il meglio, non verso il peggio. Se io non voglio andare verso lo star bene, vuol dire che c'è qualcosa che sta bloccando questa cosa. Altrimenti o sono masochista, e vabbè, lì allora siamo nella psiche, bisogna fare qualche lavoretto anche lì, andare a vedere cosa è successo magari nel periodo del concepimento, che rappresenta la testa in modo particolare, e capire perché. Ma in animale siamo tutti programmati per andare, per stare bene. Qualcuno di noi, voi ha voglia di andare verso lo star male? Non credo, no? Ma perché alcune persone non sono in grado di muoversi e cambiare pur vedendo degli aspetti che non vanno alla propria vita? Perché c'è un'incapacità, no, di gestire questo cambiamento. Lavorando sulla zona delle mani ha visto che invece le persone partivano, creavano azione, no? Si mettevano in movimento e
cominciamo veramente il loro processo di trasformazione. Quando lavoravo su piedi c'era proprio la liberazione della struttura fisica e degli organi, perché poi lo vedeva anche negli altri aspetti, molto nella colonna vertebrale c'è tutta la struttura, quella è la nostra struttura primaria, quella che ci ha formato e è quella che è rappresentata dalle ossa, ma anche da tutto l'aspetto che racchiude gli organi, i nostri organi vitali, anche l'aspetto mentale, perché gli organi vitali, i nostri muscoli, gli organi vitali rappresentano l'aspetto mentale del nostro essere, come i fluidi rappresentano tutto il nostro aspetto emotivo, no? Quando siamo agitati, grondiamo, no? Diventiamo rossi, abbiamo delle manifestazioni, insomma, i liquidi si muovono nel corpo. Quindi quando noi agiamo su questi aspetti, sulla struttura, sull'aspetto mentale e su quello emotivo, abbiamo riequilibrato la persona. Okay? Quindi la sua grande scoperta è stata questa, no? Dire tutto il terreno ha origine qui, no? Nel periodo della gestazione. Abbiamo la possibilità di intervenirci, perché quel periodo chiaramente è il periodo dello sviluppo di tutto il nostro corpo, dei nostri organi, del nostro aspetto mentale, del nostro aspetto psichico, e da come, da tutto quello che vive mia madre in quel periodo mi arriva come informazione e formerà anche lì il terreno emotivo, no? Se io sono stato concepito e già al concepimento sono stato rifiutato, non sono stato un bambino voluto, cioè quasi tutti abbiamo un conflitto di abbandono. Abbiamo problemi con l'abbandono, abbiamo problemi con la solitudine, abbiamo paura di sentirci rifiutati. Non conosco quasi nessuno che non ha paura di sentirsi rifiutato. E abbiamo imparato nella vita a farci andare bene le cose e a fare i buonini e non far mai vedere realmente chi siamo, perché abbiamo paura che gli altri ci rifiutano se sanno quello che pensiamo o vedono come siamo veramente. Abbiamo imparato a ingoiare per non manifestarci, per la paura di questo rifiuto, di questo abbandono. E il primo messaggio mi è arrivato lì, il momento in cui ho ricevuto un'informazione, non era il momento che questo bambino arrivasse, siamo in difficoltà economiche, oppure chissà che altro, capito? Come posso essere accolto io? Che tipo di informazione porto nella mia prima cellula? E questa trasferirà a tutte le altre cellule l'informazione. Altro periodo importantissimo è quello della nascita. Il periodo della nascita è un periodo veramente, è un momento pazzesco, perché già qui si crea il principio dell'azione. Tutti questi bambini, quei bambini che non vogliono nascere, non è che la mamma che non li vuole lasciare andare, la mamma in quel periodo è immersa totalmente negli ormoni, con informazioni che arrivano da secoli dalle madri che partoriscono, quindi è proiettata verso il partorire. Ma il bambino in qualche modo sta frenando l'azione, ha subito qualcosa ed è spaventato all'idea di uscire dal grembo materno. Se poi al momento della nascita sono anche sì difficoltà, oppure un parto cesareo, o in passato che prendevano la ventosa e ti tiravano fuori i bambini con la ventosa, o ti saltavano sopra e ti facevano body jump sulla tua pancia per farti nascere, eccetera, non è sicuramente una nascita armonica, e il bambino vive già una situazione di trauma e di stress e di paura, e sarà un'altra informazione pazzesca che metterà dentro di sé. Quindi è un periodo fondamentale di formazione, e la nascita è il punto catalogo dove tutto questo diventa reale. Una delle prime cose da lavorare appunto è questo periodo e la nascita. Nascita che è un momento magico, un momento in cui c'è il distacco appunto da questa apparente situazione di sicurezza per affrontare la vita. La vita mi deve nutrire, deve accogliermi. Come sono stato concepito in modo armonico, devo anche nascere in modo armonico per poter far sì che dentro di me si fissi l'idea che la vita mi accoglie, mi nutrirà, mi darà quello che mi serve. Perché anche lì la prima informazione che mi arriva è: oddio, la vita è un problema. Il bambino quando nasce ha delle emozioni molto contrastanti, perché ha da una parte
tutti questi ormoni, no? Queste contrazioni che lo spingono verso l'esterno, e quindi c'è questa sensazione anche di paura e di perdere il controllo, no? Perché c'è qualcosa che spinge il bambino fuori. Dall'altra parte, quello è il momento in cui il bambino ha il suo primo rapporto col piacere. Le contrazioni che l'utero fa fanno come un massaggio al bambino e danno piacere, quindi lui in quel momento è in contrasto a sensazione di dolore, di spinta e contrazione di piacere. Tant'è vero che nel momento del parto si fissa il nostro rapporto con la sessualità. Guarda caso, c'è l'ultima informazione che arriva degli organi sessuali. A livello energetico, psichico, emozionale, si mette l'informazione ai nostri organi sessuali. E anche qui ho riscontrato, in un modo incredibile, di grossi problemi a questo livello quando una nascita è stata traumatica. Il primo rapporto con il mio piacere è stato distorto. Potrò avere problemi da adulto a relazionarmi col piacere, a darmi piacere, a vivere il piacere. Perché non è arrivato questo messaggio. Una nascita con un cesareo che mi toglie tutto questo approccio col mio corpo, è il primo vero contatto fisico che ho, non potrà essere, ma mi dico che bello, una nascita più tranquilla e serena. No, è fondamentale per tanti motivi. Il bambino quando nasce si fa un massaggio alla testa che mette in moto dei recettori nervosi e poi crea tutto il fluire del sistema nervoso nel midollo spinale. C'è tutta un'azione, un'attivazione di sistemi che hanno bisogno di quel tipo di nascita per essere equilibrati nella vita, altrimenti avremo grossi problemi. Tutti questi bambini che nascono con parti difficili, che hanno tutti le coliche alla pancia, non è così normale che il bambino, è normale c'ha la colica alla pancia, ma non è normale un par di storie, capito? Perché cioè il bambino non deve vivere le coliche di pancia, se è nato bene non ci sono problemi, mangia il latte, fa la cacca, dorme e questo è il suo processo per i primi mesi, ok? C'è qualcosa che anche lì ha alterato il suo intestino, qualcosa ha disturbato la formazione del suo intestino. Sono stata chiesta? Il silenzio degli occhi del cielo. Quindi è difficile, cioè io so, magari non sono nata sul parto cesareo, però è difficile però capire in un parto normale come le sensazioni che hanno avuto i suoi genitori, come sei nata, cioè la consapevolezza, come ti fai? Ma non serve, perché la tecnica che lavora su questi aspetti scioglierà questi blocchi armoniosamente, non c'è bisogno di andare a rivivere, fare regressioni o diventare consapevoli di cosa provava mia madre quando mi ha partorito, meglio non saperlo, no? Perché ci può incasinare ancora di più, no? Già quando abbiamo saputo. Ecco, vabbè, ma nel senso, anzi, è utile sapere se io ho avuto una nascita difficoltosa, è bene saperlo perché un terapista sa da dove deve partire. È utilissimo, è importante saperlo, anzi, una volta le persone anziane, io poi quando ho cominciato questo percorso, poveretta mia madre aveva detto, io sono l'ultima di 9, l'ultima che mi è nata, che due palle, cioè che sempre lì a farmi domande, no? Cioè io avevo bisogno di capire di colore come ero nata, cosa aveva vissuto, ma tu cosa provavi, eccetera, perché per me era studio, era ricerca e mi corrispondeva tutto, capito? Quindi io però per le persone di una certa età, di qualche epoca fa, non era così normale parlare del loro parto. Il parto era quasi vissuto con, non dico con vergogna, ma era un momento molto riservato dove, come parto il bene, cioè magari ho fatto un parto terrificante con che sei stata malissimo, ma no, tutto bene, eccetera, no? Oppure anche l'idea che abbiamo del parto, no, sono nato benissimo, in mezz'ora sono nato, anche questo non è un bel parto, perché un parto equilibrato non deve una persona non deve nascere con meno di 2 ore di travaglio e non oltre le 6 ore di travaglio per determinarsi un parto equilibrato, no? Se tu nasci in 10 minuti
quel massaggio di cui vi parlavo non è stato fatto, capito? Cioè c'è bisogno di questo tempo particolare. Tra l'altro stasera non è venuta, ma c'è a Lavagna, molti la conosceranno, la Robles, l'ostetrica, che tra l'altro ha imparato da me questa tecnica e la insegna in non si dice alle mamme, alle future mamme, perché immediatamente applichino questo massaggio, che tra l'altro è semplicissimo ma di una potenza incredibile, facciano subito ai bambini, in modo che qualsiasi cosa abbiano vissuto in quel periodo venga immediatamente liberata, perché prima li liberiamo e prima rendiamo liberi i bambini da questi traumi e possono far fluire la loro energia e non sviluppare patologie da adulti, ok? O anche da adulti, perché poi dipende anche lì, no? Io la patologia posso sviluppare da subito, come a quando ho 70 anni, non c'è un'età. Ricordatevi sempre che la patologia è legata all'evento, qualcosa ha risvegliato la memoria in quella cellula. Non fatevi indottare dal fatto che le malattie avvengono perché le malattie avvengono perché c'è un motivo, non è che arrivano così a caso e non sono uguali per tutti. Siamo 7 miliardi sulla Terra e siamo tutti uno diverso dall'altro, con dei geni diversi e ognuno ha il suo aspetto e come individuo va trattato. Però appunto, questo è importante perché si libera immediatamente, e non è che perché un adulto non lo può fare, eh? Attenzione, per me è solo un massaggio che viene fatto ai bambini, ma può essere fatto anche in adulti, in qualsiasi età, perché quei traumi, la mappa temporale è una mappa del tempo, ma è un tempo che non è, io ho 52 anni fa, quella mappa lì è come se fosse oggi, non c'è il tempo. Tempo lineare non esiste in questa dimensione, c'è un tempo che è oggi, quei blocchi sono stati creati 52 anni fa, ma se non li ho lavorati sono ancora lì oggi e mi si scatena un evento legato a un periodo particolare, a un'emozione particolare che ha visto mia madre e io scatenerò il problema, ok? Domande? A quanti anni sono stata concepita? Io ho 40 anni sono stata concepita. La nonna, in realtà era la decima, perché uno l'ha perso, sì, sarei la nonna. Si è impegnata mia mamma. Se avete domande, quello che io volevo che voi portaste a casa stasera è proprio questo, no? Che qual è il bisogno più grande della malattia? È di permettere all'energia di rimettere a posto le cose. La malattia questo chiede, di far sì che l'energia vitale che è in ognuno di noi possa fare il suo lavoro, e lo possiamo fare, è questa forza che rimette in ordine le cose, okay? E possiamo agire in collaborazione con anche altre tecniche, ma sempre ricordando che se non mettiamo in moto l'energia vitale, la guarigione non sarà mai completa, perché il terreno è sempre fertile. Scusi, una domanda. Sì? Lei quando si è introdotta ha detto che noi potenzialmente siamo esseri sani, non siamo malati. Mm-hmm. Però allora. No, potenzialmente noi teoricamente siamo sani, capito? Poi sì, sì. C'è un terreno. Ecco, noi possiamo rimediare un artismo, no, lei mi deve spiegare questo, però andando avanti lei mi ha detto che in funzione delle motivazioni della nascita, dei traumi eccetera eccetera, noi siamo segnati e predisposti a... Ecco, però ho anche aggiunto che se il terreno che si è formato è sano, possiamo ricevere anche dei blocchi e noi saremo immuni a qualsiasi cosa accade. Se ho avuto un concepimento, ad esempio, perfetto, io non verrò colpita dalle patologie, o più difficilmente, per carità, non è che non vengo colpita, ma più difficilmente verrò colpita dalle patologie. Ma se io ho avuto dei traumi, ho avuto un concepimento complicato e ho dei traumi nel periodo di formazione degli organi, sto mettendo un'informazione. Quell'informazione potrà sviluppare o no, se questa memoria viene attivata,
perché la memoria è attivata dall'evento, non solo da un'emozione che una persona vive, no? Psicosomatica dice, c'hai un'emozione, prac, ti becca, no? Ma mi becca, non è che mi becca per forza, capito? Dipende che terreno ho e se quell'emozione è collegata allo stesso evento che il mio genitore ha vissuto. Non so se sono stata chiara in questo. Dimmi la verità. Se non si verifica quell'evento, non si risveglia la memoria. Esatto. Io potrei passare in tempo tutta la vita, per esempio. Ok? Quindi anche se ho il terreno, altrimenti non giustifica il fatto che alcuni si ammalano, altri no. Non è solo il sistema immunitario che funziona di più o di meno, ma è sempre il terreno che determina. L'altra domanda che io vi faccio, per esempio, non appartiene così per l'informazione. Se, cioè, l'importanza del concepimento è quella notte in cui c'è stato l'amplesso, no? Mm-hmm. E viene un grande amore. Si può dire amplesso, non è una parolaccia, eh? Non fa, si può dire orgasmo, amplesso, pene, voglio dire, sono organi. Però nel corso della gravidanza, cioè due soggetti bisticciano, fanno. Allora, la verità su questa, sull'incisione al soggetto, qual è? Il momento in cui viene concepito o il concepimento è il momento più importante. Allora, quindi un soggetto nato nell'amore. Hanno proprio visto che persone che veramente avevano avuto un concepimento bellissimo, cioè poi rimangono molto immuni ai litigi o alle emozioni molto forti, capito? Magari vuol dire se uno ha un trauma molto grande, muore qualcuno, c'è qualcosa di molto forte, sicuramente i bambini. Perché guardate, l'hanno monitorato, hanno fatto gli esperimenti con le ecografie e quando una madre vive un'emozione molto forte, si vede che tutto il corpo del bambino va in contrazione. Si difende. Anche lui, ma si difende da quel tipo di emozione che è arrivata molto forte. Ed entra in uno stato di contrazione. Pensate. Quelle mamme che vivono per 9 mesi di tensione, che cosa arriva al bambino? Ora sfido anche lì qualsiasi terreno, voglio dire, no? Magari perché hanno un marito violento. Io avevo una vicina di casa che ha tenuto nascosto la terza gravidanza al marito finché ha potuto, perché lui ogni 2x3 la buttava giù dalle scale. Questa era un pazzo furioso, lei non ha mai avuto il coraggio di lasciarlo, io non so cosa fare, noi siamo intervenuti non so quante volte. Ma questa madre è vissuta con il terzo bambino schiacciandoci la faccia, cercando di nascondere il più possibile questa gravidanza, tanto la maggior parte delle volte lui arriva a casa ubriaco, non è che si accorgeva se era ingrassato o meno, ma lei ha vissuto questa cosa e quando lui l'ha scoperto ovviamente l'ha fatta volare dalle scale, rigorosamente, perché lui non voleva figli, capito? Questo era anche il terzo, no? E questo bambino è nato con dei problemi spaventosi. Quindi immaginate quel tipo di tensione, cosa può aver trasmesso questa donna, e poi come è stato concepito, perché lui arrivava a casa ubriaco, la prima cosa che faceva la sbatteva sul letto e la violava, capito? Quindi pensate al tipo di concepimento di questo bambino. Quindi è chiaro che in queste situazioni potete immaginare che cosa si sviluppa in questo. Sì? Domanda. Anche due, anche tre. Perché non è troppo, non posso. Perché? Ne prendo una. Posso? Allora, io purtroppo non ho mai saputo quando è stato il momento del concepimento. Perché non ho sensazioni, non ho il ciclo, no? Cioè proprio. Mm-hmm. E ho sempre saputo di essere incinta verso i 3 mesi, perché sennò prima gli esami davano il negativo. I miei due poveri figli come saranno? Cresciuto. Io non volevo farvi di terrorismo, non era la mia intenzione. No, scherzi a parte. Se io, ecco, il rapporto comunque. Come hai concepito i tuoi figli? Con amore? Certo, sì, perché allora, questa è la risposta. Capito? Con amore. Ma veramente ci sono dei concepimenti veramente drammatici. Ma pensate anche semplicemente un concepimento vissuto in un territorio di guerra.
che forze ci possono essere energetiche in quel punto, che energie, i pensieri, le paure che viaggiano in quel territorio. È diverso che essere, nascere in una regione tranquilla dove c'è tranquillità, c'è pace, dove non ci sono guerre, eccetera. Ci sono situazioni molto pesanti, no? Oppure appunto dei rapporti conflittuali molto forti. Questa è una delle cose peggiori, perché stiamo mettendo, quando imprimiamo anche nella cellula tutte le forme pensiero dei nostri genitori, tutte le nostre convinzioni, sapete che nelle nostre cellule ci sono le convinzioni delle 7 generazioni che ci hanno preceduto. Le 7 generazioni. A livello genetico noi trasferiamo le 7 generazioni e convinzioni delle 7 generazioni che ci hanno preceduto. Ok? Quindi, se gli schemi di mio padre, di mia madre, di miei nonni erano di un certo tipo, caspita, ce l'ho quell'informazione nelle mie cellule e magari dovrò lottare tutta la vita per cercare di non ricadere in quegli schemi. Allora, sì, ci si lavora. La cosa bella è che oggi siamo in un'epoca fantastica. Io trovo che questa epoca sia veramente magica, perché abbiamo a disposizione tante di quelle tecniche per il nostro benessere, che veramente basta impegnarsi un attimo per liberarci da una serie di tormentoni che ci portiamo vita, dietro magari da tutta la vita. Cioè, come dicevamo, noi siamo proiettati verso il benessere e dobbiamo volerlo e pretenderlo il benessere e la salute. È una scelta, anche questa. Posso decidere di un bambino che viene concepito da una madre, depressa, la depressione. Questo è un altro imprinting pazzesco per il bambino. Però anche il padre. Come? Anche il padre. Anche il padre, certo, sì, assolutamente. Parlo della madre perché chiaramente è quello. Però sappiate che il bambino è assolutamente in relazione anche con il padre. A livello energetico sente tutto. Nella fase del preconcepimento, adesso vi parlo un po' di spiritualità, vado avanti. Nella fase del preconcepimento, io come essere spirituale sto già osservando chi saranno i miei genitori e li scelgo per un motivo preciso. Io voglio quei genitori, voglio quel DNA, voglio quegli schemi perché mi servono per la mia evoluzione. E quindi sto scegliendo. E scelgo anche sapendo appunto che avrò un padre che è ubriaco, che mi farà volare dalla scala quando sono nella pancia di mia madre, eccetera, eccetera. Ma quelli scelgo, perché a livello spirituale ho bisogno di quel tipo di esperienza. Ma la cosa bella è che ho, che queste cose si possono risolvere. Questa è la differenza. No? E oggi abbiamo tecniche come queste, ma anche altre, non è l'unica tecnica al mondo che lavora su questo periodo. Cioè, questa io l'ho trovata semplice, efficace, profonda e veramente incredibile. Chi l'ha sperimentata lo può dire. Anche lì è soggettiva la cosa, dipende da dove partiamo, dal punto in cui partiamo. Ok? Una domanda un po' così. Sì, per esempio, ecco, tramite questo poveretto buttato giù la scala, sto bambino, ma se invece nel corso del... Ecco, per esempio, rapporti durante la gravidanza, ne risentono in bene o rapporti amorosi? Rapporti sessuali? Sì. Il bambino non è minimamente toccato da questo, capito? Si può fare sesso durante la gravidanza? No, questo era, cioè, è più una paura che ha al genitore o alla madre, ma non è reato assolutamente. C'è chi fa sesso fino all'ultimo giorno. Quindi ne senti il beneficio il bambino, perché amore sempre. Amore, capito? Lui è stato concepito così, perché dovrebbe avere dei problemi in questo senso? Assolutamente. Altre domande? No, tutto chiaro. Allora, quando è che posso incominciare? Quando vuole. Prende assolutamente quando vuole. Però al di là, io non sono venuta qui a pubblicizzare la tecnica, questo sia chiaro, ma è importante sapere
questo, visto che parliamo di malattie, che questo è un lavoro che secondo me tutti dovrebbero fare, proprio perché a parte che fa un lavoro preventivo, no? Uno dei compiti del nostro lavoro è quello di fare prevenzione, agiamo prima che la malattia si formi, e questo è un mezzo straordinario, questo come tanti altri che sono a disposizione. Siamo veramente in un'epoca in cui stanno fiorendo le terapie che lavorano per promuovere l'autoguarigione, perché quello che facciamo noi terapisti naturopati eccetera, è quello di facilitare la guarigione, ma la guarigione la fa la persona. Noi siamo solo dei facilitatori, non siamo i grandi guru della situazione, siamo dei facilitatori che permettono finalmente all'energia vitale di fare il suo lavoro e di far star bene la persona. Ditevelo ogni giorno, è un mio diritto essere in salute e stare bene, è un mio diritto. Non siamo nati per soffrire in una valle di lacrime e come fine ultimo c'è la morte. No, noi siamo nati per gioire, per vivere una vita piena, stare bene, condividere, fare una vita sociale straordinaria. Questo è il nostro progetto di esistenza. Però se abbiamo delle storie particolari che devono essere risolte, perché questo avvenga, purtroppo c'è da fare un po' di lavoro, ma dopodiché si vola. Ok? Sì. Scusa, si può fare anche periodicamente, cioè non è detto che tu lo fai per un certo, parliamo chiaro, però per Michele, non sai che sì, 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 abbiamo fatto un periodo, poi a un certo punto lui ti viene detto, mamma basta, non facciamolo più, no? Mm-hmm. E devo dire che c'era stato un cambiamento positivo. Si può ripetere questa cosa? Certo, cioè, non è detto che ti ha detto mamma basta, e ti spiego anche perché ti ha detto mamma basta, perché tu avevi messo in gioco molte cose e lui aveva bisogno di digerirle, ok? I bambini specialmente si dicono basta anche con i tempi, questa tecnica dura normalmente un'ora, ma con i bambini quando dicono stop e ti abbandonano e se ne vanno, nel senso basta, ti tirano via il piede o altro, perché hai già messo in moto troppo, quindi devi dare il tempo alla persona di digerire. Delle volte le persone mi tornano dopo anni, senti, ti ricordi quella cosa che mi ha fatto star bene? Io ne ho bisogno ancora, quindi c'è stato un primo step, la persona ha digerito tutto il lavoro, poi ha sentito che può andare avanti. Ok, non possiamo, anche nelle terapie stesse, noi quando facciamo una seduta, prima di normalmente se ne può fare una settimana, ma diciamo sempre alle persone, se vedi che sei troppo in movimento, mi chiami e posticipiamo, perché dobbiamo dare il tempo di digerire tutto quello che abbiamo messo in moto. Okay? Quindi adesso riproponiglielo e vediamo cosa ti risponde. Okay. Io tante volte ti avevo chiesto di fare questo corso, però proprio la cavolata che non abbiamo mai più fatto. Beh, hai un progetto di fatto? Noi l'abbiamo fatto recentemente. Perché? Ma tu non ci fidi, io cosa voglio dire? No, ma perché è arrivata la mail, tecnico. Magari ti è sfuggita. Quando non abbiamo. Mi è arrivato Etaini, mi diceva perché non mette a volte con no? Perché sai che è da tante giorni. Sì. Va bene, ma le rifaremo, i corsi li facciamo in continuazione, no? Vuol dire, noi non facciamo solo all'interno della scuola, perché tra l'altro noi abbiamo una scuola di naturopatia, per chi non lo sa, e chiaramente queste cose è una delle prime cose che insegniamo, proprio perché come dicevamo, da qui dobbiamo partire, però se si crea un gruppo possiamo anche farlo quanto prima, un altro corso, ok? Domande? Altre domande? Sì, volevo dirti un po'. Sì. Tutto quanto interessante. Si può dire che però poi, dopo tutta questa fase del prenatale, della gravidanza, eccetera, quando poi noi cresciamo ci mettiamo del nostro, anche a crearci le nostre personali predisposizioni a delle malattie secondo il nostro vissuto, che avranno sempre una radice in quello, però poi noi aggiungiamo il nostro. Certo, certo, specialmente rispetto al vissuto che abbiamo. Perché magari così rischia di passare il messaggio che tutto avviene lì e dopo di lì se non risolviamo siamo
invece poi noi ci mettiamo del nostro, perché l'ambiente in cui viviamo, le esperienze di vita che facciamo, certo, come viviamo le situazioni, conteranno poi il nostro bagaglio che poi trasmetteremo eventualmente ai nostri figli se non ce lo risolviamo. Assolutamente, no, beh, noi siamo essere in continua evoluzione, come abbiamo detto, positiva e anche negativa, ovviamente, no? Perché poi anche i primi anni di età sono un periodo formativo pazzesco, specialmente per la formazione degli schemi mentali del bambino, che è importante. Noi non abbiamo solo gli schemi genitoriali, ma lì si creano gli schemi in funzione di quello che è proprio l'ambiente familiare. Il bambino, la sua personalità, non è che nasce con una personalità, la crea ai primi anni d'età in funzione proprio dell'ambiente familiare, deciderà che tipo di personalità è più utile per lui. Perché l'epigenetica, questo l'ha spiegato molto bene, dice: noi siamo programmati per avere il massimo risultato e il minimo sforzo in ogni cosa, no? Quindi cioè, sarà il bambino che diventerà introverso, estroverso, collerico, eccetera, perché per lui quella è la reazione che gli costa meno fatica possibile. Io ero una bambina ribelle, le mie sorelle erano tutte belle, tranquille, che sottostavano ai comandi di mia madre. Io ero ribelle, perché per me era difficilissimo non contrastare, capito? Accettare così a prescindere quello che diceva mia madre. Quindi i primi anni sono assolutamente formativi, però ricordiamoci che anche lì lo sviluppo comunque ha la sua influenza, questa parte ha la sua influenza, anche a come reagirò all'ambiente che mi circonda arriva anche sempre da lì, ok? C'è comunque la sua radice. Sì, noi magari, io non posso sapere com'è stato quel periodo là, certo, però se guardo alla mia vita, come ho elaborato le cose da subito, e andando avanti con gli anni posso anche acquisire una certa consapevolezza di quali sono le dinamiche che metto in atto io, certo, che la consapevolezza mi dà già uno strumento buono, certo, assolutamente, assolutamente. Poi ci aggiungiamo, perché no, diciamo, ok, vedo che io ripetutamente cado in questo tipo di situazione, questo è il mio, però ci potrebbe essere la radice, la matrice, certo, e quindi posso fare un lavoro. Quindi una certa consapevolezza su noi stessi. Però vedi, tu parli di consapevolezza, no? Che tu hai. Ah beh sì, c'è un lavoro dietro. Che tu hai. Probabilmente non hai avuto blocchi nel periodo, grossi blocchi nel periodo del concepimento, del preconcepimento, non lo puoi sapere, però lì c'è la zona della testa, no? La capacità di elaborare, la capacità di... Questa è una tua capacità, non è detto che gli altri ce l'abbiano, capito? Perché dipende sempre dal vissuto. E sembra, lo so, sembra che tutto sia riportato lì, ma in realtà anche lì la tua capacità arriva da una liberazione dell'energia. L'energia lì poteva scorrere bene, quindi tu oggi sei consapevole perché lì fluisce bene la tua energia. E quindi è più facile per te farti delle domande, ricercare, darti delle risposte, eccetera. Per un altro... Sono tutta testa e non ho gambe, per esempio, quindi capisco quali sono i miei problemi. Sì, però altre persone non si pongono neanche le domande, capisci? Oppure pensano di non avere problemi, che è tutto molto normale, e ti sembra strano, ma credimi che succede. Succede. Io volevo dire sì, un'altra cosa, che lei ha detto giustamente ci abbiamo messo del nostro, ma... riflettevo quando tu dicevi appunto questa cosa fondamentale del momento del concepimento, però poi quei blocchi di cui tu parlavi giustamente possono anche l'operatore li può trovare, ma non è detto secondo me che necessariamente arrivino dal momento del concepimento, possono essersi formati anche successivamente, certo, sì, sì, assolutamente, ma ancora prima del metterci del nostro, perché a me veniva in mente mentre tu parlavi, per farvi un esempio, nel caso di mio fratello che è molto più grande di me, ha più di 70 anni, no? E di conseguenza potete immaginare che lui era piccolo nel periodo della guerra, no? E sia lui che io siamo stati concepiti con amore dai nostri
genitori, su questo non c'è dubbio, però lui purtroppo ha vissuto le cose peggiori della guerra, per esempio quando era sicuramente come tanti altri bambini, quando molto piccoli, quando la guerra è finita, alla stessa ora in cui passava quel famoso pippo che si diceva, era terrorizzato. Lui si metteva a piangere, certo. Quell'ora precisa, era terrorizzato. E questo sicuramente per dire una cosa, o quando mia mamma, quando erano sfollati a Santa Giulia con altri amici molto cari o familiari, affidava all'amica cara e a sua sorella per andare a cercare del cibo, no? E non sapeva bene se sarebbe neanche tornata, certo. Insomma, certo. Perché e sicuramente queste cose lasciano il segno. Quindi voglio dire, guardate, i bambini che vivono, che nascono in territori di guerra, oppure i bambini che sono nati, tuo fratello che è nato in quel periodo, hanno sviluppato proprio la paura della sopravvivenza, cioè la sopravvivenza qui è minacciata assolutamente, quindi magari avranno difficoltà ad avere nella vita ciò che gli serve per la sopravvivenza, magari avranno dei conflitti col denaro, avranno dei conflitti col lavoro, avranno paura di non avere mai abbastanza perché qualcosa gli porta via tutto, e sono le paure che il genitore ha vissuto in quel periodo, quando c'era la guerra, non c'era da mangiare, non c'era la paura di morire in qualsiasi momento, quando passava il tipo si lanciava giù le bombe, ciao, capito? Quindi queste paure il bambino se le prende, non ce n'è di storie, e forma uno stato mentale, no? Perché lì è minacciata la sopravvivenza. Però lì qui ci sono anche generazioni più delicate, cioè, esatto. Ma anche qui dipenderà appunto da... Esatto, non siamo tutti uguali, questo anche volevo farvi arrivare come messaggio, non siamo tutti uguali, non sviluppiamo tutti allo stesso modo, perché ci sono tanti aspetti, abbiamo visto la genetica, abbiamo visto gli aspetti dell'azione, abbiamo visto un sacco di cose ed è importante saperlo, no? Quando ci conosciamo sappiamo anche poi come affrontare le cose, esattamente, l'importante è conoscere. E un'altra cosa, tu hai detto giustamente, non siamo tutti uguali anche di fronte a una malattia, ma mentre tu parlavi riflettevo anche sul fatto che di fronte a una stessa malattia, per esempio pensavo alle malattie contagiose, la stessa persona, quindi con la sua storia, in determinati momenti della vita, rimanendo a contatto col contagio, non lo prende, e in altri momenti prende il contagio e si ammala. Allora anche questo è lì strano. C'è un elemento che gioca molto a sfavore, che si chiama paura. La paura apre la porta al contagio. Più grande pericolo. Perché abbassa immediatamente tutte le nostre difese immunitarie. E quindi apriamo più facilmente la porta a... Se io non ho paura, rimango immune. Oppure lo stress che fa sì che calino le difese immunitarie. Paura. Comunque c'è sempre un evento che fa la differenza. C'è sempre qualcosa che fa la differenza. Perché appunto se non giustificare in quando sono i virus, perché c'è chi si ammala e chi no. Ma non solo, io lo so io quello che dice la signora, il medico, perché bisogna anche le spinte per esempio anche direi favorevole all'aiuto dell'altro, cioè certo, bontà. Se noi terapisti avessimo paura del contagio, dovremmo subito cambiare lavoro, capito? Perché avessimo paura che ogni volta che arriva una persona mi dice c'è una problema, c'è l'influenza, c'erai tu. Sono anche le spinte positive del soggetto che opera, e quindi rimane anche una difesa immune. Certo. E c'è la persona che ha detto la paura. La paura è un elemento... Però viene dedicata anche quella della paura. Anche quella viene dedicata. Viene ereditata anche la paura. Una persona troppo protetta poi anche essere proprio. Un bambino troppo protetto. Bene, se non ci sono altre domande vi ringrazio tantissimo di essere venuti questa serata.
Vi aspetto che per la prossima settimana non c'è, c'è meditazione in corso Valparaiso per chi vuole venire, la serata di meditazione, cerchio di luce, settimana prossima, e poi qui invece ci rivediamo fra 15 giorni con un'altra bellissima conferenza. Grazie. Grazie mille.